Grande la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente, diceva il leader della rivoluzione cinese Mao Zedong. In realtà in Italia oggi, con le nuove disposizioni del governo, la confusione sotto il cielo è molto grande, ma la situazione non è per nulla eccellente. Ieri sera chi ha avuto il coraggio di sentire l'ennesima conferenza stampa, non so se la quarantesima, del Premier Conte, si è reso conto di un grande imbarazzo anche nel percepire queste norme. Una enorme confusione a 5 giorni dalla festività, più importante dal punto di vista delle famiglie. Dal punto di vista del ritrovarsi, è una cosa messa davvero male, non si capisce niente. Io ho provato a fare degli sforzi per capire. Oggi poi la Gazzetta Ufficiale è ancora più, confusionaria perché sbaglia la data e titola i provvedimenti non al 2020, cioè quest'anno, ma al 2021, il prossimo anno. Si capisce che è un errore. Però insomma è davvero una grande confusione. Le persone che lavorano hanno dovuto predisporre, avrebbero dovuto predisporre il ritorno a casa per tutti quelli che sono fuori o lontani dalla famiglia d'origine. Hanno dovuto soprassedere anche tutti quelli che hanno un esercizio commerciale, un ristorante, un bar. Generi alimentari, non si sa cosa succede, non sanno cosa succede alle famiglie. E adesso davvero bisognerebbe andare in giro con una cartella di orari, di ore, di giorni. Io stesso la prossima settimana devo fare due trasmissioni, non so se potrò muovermi da casa, non so se dovrò farle da casa, oppure andare in ufficio, oppure andare in studio, perché si balla sugli orari. Insomma, è davvero un grande pasticcio, ma è un governo questo. Davvero uno chiede l'idea della competenza come criterio minimo per arrivare poi a delle politiche che giustamente si possono anche contestare, intendiamoci, di contestazione a questo governo sulle politiche economiche, sul vassallaggio nei confronti dell'Unione Europea, sul vassallaggio nei confronti delle banche, delle multinazionali, del fatto che da Benetton a Elkann, da Amazon ai grandi gruppi economici e finanziari del nostro paese, tutti fanno il bello e il cattivo tempo, tranne la massa delle persone che vivono del proprio lavoro, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi. Però detto questo, oltre, a una scelta politica di un certo genere, totalmente vassalla dei grandi poteri, uniamo anche una incompetenza, un dilettantismo incredibile. Non ultimo, voglio citarlo per concludere, quello dei poveri pescatori che sono stati oltre 100 giorni prigionieri in Libia da parte di uno dei contendenti, questa terra che rimpiange e di molto il leader Muammar Gheddafi. Ecco. Detto questo, dobbiamo davvero fare una valutazione sul fatto che il ministro degli esteri assieme al presidente del Consiglio si sono recati a rapporto da questo maresciallo Haftar, in qualche modo per ripagarlo con un'immagine anche qua, di vassallaggio. Siamo vassalli dei poteri forti, siamo anche vassalli dei piccoli marescialli che ci sono dall'altra parte del Mediterraneo, insomma, un vero e proprio disastro. Questo non ci nega il fatto di farci gli auguri di buon fine anno. Arrivederci.